Nel video di oggi andremo a vedere tutte le nuove skin che saranno introdotte prossimamente su Brawl Stars e anche la loro animazione di vittoria e di sconfitta, che io prima ho dato una sberciatina e sono qualcosa di spettacolare. Quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati fino alla fine del video anche per scoprire le date e il prezzo di queste skin. Partiamo subito con Dynamike Facchino, il collaboratore di Mr. P e di Gelindo, perché appunto è pieno di valigie, quindi dà una mano nell'hotel di Gelindo, e lo potete sbloccare shoppando il Brawl Pass, quindi lo trovate proprio alla prima soglia del Brawl Pass Premium. Guardate il suo attacco principale, va a lanciare delle valigie con la super lancia al posto del bombone, un mega valigione. Ma io adesso sono curioso, con il gadget lancerà le solite bombette o sempre delle valigie? Scopriamolo ora. Sì, anche il gadget finalmente personalizzato, e quindi va a lanciare delle valigette. Gli effetti sonori sono uguali a quelli della skin di Dynamike di base, e stesso vale per le animazioni di vittoria e di sconfitta. Questa qui è quella di vittoria come la sua skin di base, e questa è l'animazione di sconfitta, solo che al posto delle bombette ha delle valigette. È arrivato il momento della skin Relu. Guardate com'è possente, com'è arrabbiato. Ma cosa sta maneggiando? Un uovo d'oro. Bellissima questa skin, fantastica. Ovviamente la potrete ottenere alla 70ª soglia del Brawl Pass, quindi shoppando il Brawl Pass, un po' come Colette Maligni e tutte le altre skin del Brawl Pass. E guardate l'attacco di base, cambia, va a lanciare tipo dei gelati che però si trovano proprio in una coppetta da re. Stesso vale per la super, molto simile a quella della skin di base, ma ora sono presenti anche delle gemme che fuoriescono dalla neve. E anche gli effetti sonori sono leggermente diversi, ascoltate. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Andiamo a vedere l'animazione di vittoria. Boom, caccia il suo uovo, contentissimo, lo maneggia, controlla se c'è qualcuno. Guardate qui, e lo rimette di nuovo nella sua custodia, che sarebbe il suo stomaco praticamente. E questa qui è l'animazione di sconfitta. Non ci voglio credere, ha perso l'uovo d'oro. Ma adesso è arrivato il momento di mostrarvi le tre skin in collaborazione con Line Friends. Raga, preparatevi perché sono tutte e tre bellissime. Spollicciata più non posso, perché vi svelerò anche la data di rilascio, che attenzione, potrebbe variare. Partiamo a bomba con Maxine Cody. Guardate quanto è bella, raga. Tra l'altro non so se avete notato, ma ha tipo un orso sulla sua borraccia, sul suo energy drink, e anche qui tipo come collana. Vediamo subito l'attacco di base, va a sparare a raffica dei cuoricini. Ma adesso sono curioso della super. 3, 2, 1, boom, usa il gadget, usa anche la super, e compare la scritta go go, via via. Ovviamente io sono innamorato di queste skin, infatti ho anche la skin Leon Sally, la vecchia, in collaborazione con Line Friends. Gli effetti sonori dell'attacco principale della super sono uguali a quelli della skin di base, e questa skin sarà disponibile l'11 dicembre al costo di 150 gemme. Vi ricordo che la data potrebbe subire delle variazioni. Ma il pezzo forte ancora deve arrivare, perché ancora devo mostrarvi le animazioni di vittoria e di sconfitta. Ecco qui quella di vittoria, uguale alla skin di base di Maxine, ma guardate l'animazione di sconfitta, raga, mi sono innamorato, è troppo bella. Cioè è bruttissimo perdere con questa Maxine, perché piange tantissimo. Chi sei tu? Chi ti ha chiamato? Ah giusto, sei Iris Sally, nuova skin di Iris, troppo troppo particolare. Guardate la sua testolina, c'è tipo un verme all'interno della sua testolina. Cos'è? L'attacco di base è leggermente modificato, e stesso vale per la sua testolina. Tra l'altro c'è anche un nuovo effetto sonoro per la testolina, ascoltate. Questa skin sarà disponibile il 27 novembre, anch'essa al costo di 150 gemme. E non so se ci avete fatto caso, ma la faccia di Iris è la stessa che si trova sul cappuccio di Leon Sally. Spettacolare, piena di dettagli, anche il cappellino. Come sono spettacolari le animazioni di vittoria e di sconfitta. Questa qui è l'animazione di vittoria, ma tenetevi pronti per l'animazione... Poverino, poverino, questa è l'animazione di sconfitta.
basta. Ma è arrivato il momento dell'ultimissima skin Piper Choco. Si ripresenta di nuovo l'orso, questa volta sul suo ombrello, e l'attacco e la super sono uguali a quelli della skin di base. Stesso vale anche per gli effetti sonori. Però tutto questo è giustificato dal suo prezzo. Infatti questa skin costerà 80 gemme e sarà disponibile il 4 novembre. Però se ci pensate, comunque molto molto bella. Sembra proprio una ragazzina questa volta Piper. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste skin. Per me sono una più bella dell'altra, soprattutto le animazioni di sconfitta. Cioè non tanto quelle di vittoria, soprattutto quelle di sconfitta. Spolliciata da più non posso, e vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando la campanellina, perché quello di Kazusan è un canale partner Supercell. Quindi rimarrete aggiornati su tutte le novità.